Allora, un saluto a chi ci sta ascoltando. Siamo in compagnia del capogruppo consiliare Giovanni Sant'Arsenio, rappresenta un pezzo della minoranza consiliare in questa legislatura. Noi ringraziamo Giovanni Sant'Arsenio perché in questo momento così difficile che sta attraversando la comunità di Lago Negro ha accettato il nostro invito ad approfondire per quel che è possibile, perché sappiamo che un po' le vicende giudiziarie sono di là da venire ancora, nel senso che vi è un quadro sicuramente emerso in questi giorni, però chiaramente sappiamo bene che tante cose si potranno evolvere ancora, in un senso o in un altro, perché quante volte abbiamo letto, abbiamo ascoltato tutta una serie di procedimenti che poi si sono rivelati diciamo fasulli o invece si sono confermati. Ecco, con Giovanni Sant'Arsenio vorremmo capire quello che sta succedendo a Lago Negro. Sicuramente qualcosa di molto complicato, anche di triste, perché immagino che il clima proprio nella quotidianità sarà di questo tipo, credo. Giovanni mi correggerai, ma penso nelle famiglie di Lago Negro da qualche giorno a questa parte non si parla che di questa vicenda. Direttore, buonasera e grazie come sempre per la possibilità che mi date. Inizio da questo. Il Lago Negro vive un momento di profonda difficoltà, è una comunità ferita, è una comunità che tanto è conosciuta anche al di fuori della Basilicata, tanto oggi vive amplificato il clamore mediatico di questa vicenda. Lago Negro vede gli arresti di Francesco Pirro, consigliere regionale, e di Maria Di Lascio, sindaca di Lago Negro. Facendo una premessa che giammai io, ma penso tutti i lagonegresi vogliono sostituirsi ai giudici e o all'autorità inquirente, quindi senza entrare nel merito dei fatti, se hanno rilievo penale, che tipo di rilievo penale hanno, io penso che ci sono tutta una serie di cose che sicuramente hanno un peso politico e oggi impongono un'analisi e una riflessione politica. Parto da questo perché non è possibile a distanza di più di un giorno dagli arresti del sindaco, arresti domiciliari del sindaco, non aver potuto comprendere né la posizione della giunta né la posizione della maggioranza, né tantomeno se la giunta e la maggioranza hanno interesse nel difendere il sindaco Di Lascio, la sindaca Di Lascio, se hanno invece interesse a restituire la comunità di Lago Negro a una gestione commissariale, o se addirittura fanno una valutazione di tipo soggettivo e non di comunità e decidono ognuno di determinarsi autonomamente. E questo è il dato che oggi più preoccupa. Questa mattina il MES del Comune ci ha notificato il decreto di sospensione della sindaca da parte del prefetto, quindi oggi, nel momento in cui stiamo registrando questa intervista, il sindaco di Lago Negro si chiama Katia Vaiano, perché Facente per una funzione. sindaco facente funzioni, ma sindaco, non la massima autorità sanitaria, per esempio, è Katia. E per me anche questo è un tema che anche bisogna affidare ai cittadini. Detto questo, quindi superando le specificità tecniche poi delle vicende, ci sono un sacco di cose che c'è bisogno di dirsi e c'è bisogno di anche trasferire ai cittadini di Lago Negro.
La prima è comprendere come possa un'amministrazione comunale giovane, composta da neoeletti, essere finita nell'ipotesi accusatorie di un'autorità inquirente antimafia. E questo preoccupa per esempio me, perché noto e vorrei che qualcuno me lo spiegasse, comprendere se la maggioranza di Lago Negro attende che riceviamo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Non è attuale, ma con una sindaca agli arresti domiciliari per un provvedimento della direzione distrettuale antimafia, non è neanche ipotesi recondita e forse c'è bisogno di affrontare il tema e capire dove si va a parare. Io inizio, e me lo dovete permettere, da un pensiero, dal pensiero ai 12 candidati della lista Lago Negro Bene Comune. Perché? Perché le cose che stiamo leggendo, io mi sento di dire che non solo non sarebbero mai appartenute a Giovanni Santarsenio, ma non sarebbero mai appartenute a quelle 12 persone che si sono candidate. E c'è un senso di sconforto personale e umano a pensare che una vittoria mancata per pochi voti della nostra compagine sia stata oggetto di così approfondite indagini e che nel mentre noi raccontavamo una visione di quello che Lago Negro doveva essere dal 2020 e andare in avanti, c'era chi invece attuava, uso il termine che usano i giornali, il mercimonio della politica nel tentativo di sottrarre bacini elettorali agli avversari, fa sì che oggi c'è un senso proprio di forte rammarico perché le elezioni del 2020, per ciò che è dato conoscere oggi, sono state artificiosamente vinte da Maria di Lascio, con dei metodi e degli strumenti che di certo noi non abbiamo attuato. C'è poi da affrontare i 2 anni che ci hanno portati agli arresti. È vero che molte delle circostanze che leggiamo sui giornali fanno parte della campagna elettorale 2020 e si riferiscono alla campagna elettorale per le politiche del 2022. Ma non possiamo dimenticare i 2 anni che ci sono stati e non possiamo dimenticare che questi 2 anni hanno avuto come minimo comune denominatore dell'azione politica della sindaca di Lascio, della vice sindaca Vaiani, dell'assessore Palermo, dell'assessore Picardi, dell'assessore Mastroianni, dell'assessore Benedetto Olivo poi sostituito, dell'assessore Fucci poi sostituito, il silenzio e l'opacità. Non c'è stato, io lo dico e l'ho detto e lo ripeto, non c'è stato un solo tema in consiglio regionale che sta e in consiglio comunale che è stato sviluppato in un ragionamento utile a renderlo trasparente e fruibile ai cittadini. Pochi mesi fa, direttore, io ho occupato la sala consiliare del comune perché non riuscivamo a discutere delle incompatibilità del sindaco, della sindaca, che era stata destinataria di un'ordinanza di demolizione. E quando io in consiglio comunale dico: ma vi rendete conto che ci state raccontando che il sindaco, la sindaca di Lascio, il comandante Martino, quindi autorità di polizia giudiziaria, il comandante dei vigili di Lago Negro, l'architetto Sanginetto, responsabile dell'ufficio tecnico, si incontrano in un immobile della sindaca e non si riconoscono che forse hanno un conflitto di interessi e rilasciano una sanatoria in un tempo record. Oggi quell'atto ha un valore politico in più. Cioè, se erano loro così attenti e
e così minuziosi nel piegare la volontà di enti anche di sottogoverno regionale ai propri bisogni. Ma allora all'interno delle stanze del Comune di Lago Negro, in cui nessuno era in grado di andare a comprendere che cosa realmente succedeva, che cosa è avvenuto? Cioè tutte le vicende che controverse complesse di questi anni, palazzetto dello sport, variante urbanistica e via dicendo, che cosa nascondono nella verità dei fatti? Giovanni, fermati un attimo così possiamo dialogare. Sì. E tu, diciamo, innanzitutto ti ringrazio perché stiamo facendo un'intervista politica e nel rispetto, insomma, di persone che chiaramente in questo momento vivono un'oggettiva difficoltà. Credo anche tu hai letto un po' di commenti sui social e quant'altro, insomma, è così, insomma, c'erano dei confronti aspri proprio su questa questione, cioè se in qualche misura in questo momento di umana difficoltà di una persona si può infierire o meno. Mi pare che questa intervista non infierisca per nulla, noi non abbiamo interesse a comprendere che tipo di lavoro ha fatto l'autorità inquirente, certo, e che tipo di ragioni porterà chi deve difendere se stesso e le proprie ragioni. Noi dobbiamo comprendere il comune per i lagonegresi non è una cosa estranea. Certo. E c'è un tema che non sfugge sicuramente all'eco di Basilicata. Cioè, Lago Negro ha votato il 2016, ha votato il 2019, ha votato il 2020. Verosimilmente dobbiamo immaginare che voterà col turno ordinario del 2023. E questo che cosa significa? Cioè, quanto le vicende legate al comune incidono sulla quotidianità delle persone? E noi rispetto a questo, almeno io mi sento di dire per me stesso, che ho l'obbligo di fare un'analisi politica delle cose che sono successe. Perfetto. Giovanni, proprio sulla quotidianità, anche se non è proprio in senso stretto la quotidianità, ma di fatto poi lo diventa, perché in alcuni casi parliamo di questioni che riguardano ogni singolo cittadino, chiaramente c'è una... ecco, proviamo a fare un passo avanti, poi magari ritorneremo ancora sulla questione giudiziaria generale, ma questa situazione porta, per chi ha seguito un po' tutti i consigli comunali, tutta la vita amministrativa, porta così, manca il fiato quasi per certi versi, nel senso che allora abbiamo, lo dicevi anche tu prima, all'ospedale di Lago Negro, che poi tra l'altro è andato sotto i riflettori a livello nazionale, soprattutto nelle prime, forse il primo giorno, il secondo giorno, sembrava che lì, no? Che tra l'altro un ospedale è totalmente tutto da fare ancora, quindi gli 89 milioni sono oggi, teorici. Diciamo. Oggi, per stare alle cose di oggi, lunedì 10 ottobre, il legale del già consigliere regionale Piro esce e dice che in realtà alla fine per l'ospedale non esiste neanche la progettazione, giustificando probabilmente, portando a ragione al favore del proprio assistito sulle vicende squisitamente tecniche delle misure cautelari. Io però dico un'altra cosa, il 5 ottobre 2021, circa esattamente un anno fa, nella sala consigliare di Agonelli è venuto l'assessore Leone, il direttore Spera, c'era il gota della politica e della sanità lucana e si è detto che non c'erano difficoltà rispetto alla cantierizzazione dell'ospedale. Quando Giovanni Santassini in consiglio comunale in quella riunione si alzava e diceva: guardate, Non può funzionare così dal punto di vista sanitario, l'idea della demolizione, della ricostruzione dei padiglioni, quando discutevamo di questo benedetto parere geologico acquisito col silenzio assenso, quando dicevamo che la variante urbanistica che la rilascio fece approvare con la banda che festeggiava che si erano risolto tutti i problemi in ospedale, e si in maniera anche ragionata
si argomentava dicendo che guardate, non è questa la soluzione e non è questa, come dire, la fine dell'epopea amministrativa, politico, legale all'ospedale Lago Negro. Venivano additati come disfattisti, venivano additati come gente di sinistra che non aveva saputo metabolizzare la sconfitta elettorale. Oggi c'è un tema, direttore. Chi? Fisicamente. Oggi chi si carica le ragioni dell'ospedale di Lago Negro dopo questa vicenda? Ma appunto, e questa era la domanda, cioè abbiamo delle emergenze che diventano super emergenze a questo punto da parte dei cittadini, nel senso che alla luce di quello che è successo, l'ospedale, il palazzetto, altre questioni intorno, insomma, che fine faranno? Ecco, il cittadino, la persona che magari seguirà questa intervista, no? Magari preoccupato perché penserà che insomma, è ovvio che adesso si complica, anche perché c'è chi avrà pure paura a mettere mano a queste questioni. No, perché probabilmente forse le carte non sono più negli enti dove dovrebbero stare perché le ha acquisite l'autorità inquirente. La cosa più verosimile è questa. E cosa succede? Cosa succederà secondo te a questo punto? Secondo me, fisiologicamente ci sarà un momento di congelamento, perché almeno per quanto riguarda l'ospedale, sul palazzetto poi faccio un ragionamento diverso, perché ad oggi quella vicenda non è stata riportata alla stampa fra quelle oggetto dell'attività. Però se anche il sindaco, cioè se si... No, ecco, lì volevo arrivare. Quindi il tema di fondo è che non solo manca il sindaco, direttore, manca la maggioranza che c'era traballante, manca probabilmente la struttura tecnica a supporto dell'ospedale di Lago Negro, perché nelle misure fa meno clamore mediatico perché non è agli arresti, ma il direttore spera. Nei fatti è stato interdetto, se la memoria non mi inganna, per 12 mesi. Quindi il San Carlo oggi non ha più un direttore generale. Io dico che oggi non c'è la soluzione. Sarebbe, come dire, ecco, un vezzo della politica poter anche pensare e dire che no, bisogna cambiare l'attore politico per risolvere il problema. Oggi bisogna comprendere dove abbiamo sbagliato, per poi individuare in futuro un attore politico che possa riavviare un percorso virtuoso o addirittura recuperare qualche errore che è stato fatto. Ma oggi l'ospedale di Lago Negro, io continuo a dire, chi oggi in questa situazione in persona le ragioni dell'ospedale Lago Negro, che non sono quelle solo dell'edificazione del nuovo padiglione, ci sono tutta una serie di vicende che in una maniera storta sono state buttate in un unico calderone. C'è l'idea del recupero dei locali mensa, l'idea del recupero della risonanza magnetica, l'idea del padiglione che doveva essere dipendente dalla nuova costruzione, cioè c'era probabilmente con delle problematiche diverse, ma c'erano delle procedure che camminavano tutte a fianco e che ognuna per un verso doveva risolvere almeno un pezzo piccolo o grande dei problemi dell'ospedale di Lago Negro. Sta decisione folle di mettere tutto nello stesso calderone per fare il clamore di essere arrivati a 90, 89, a 100 milioni di euro, oggi tiene un problema che non è secondario, che oggi è tutto là. Cioè, anche la questione più sciocca, il recupero del locale cucina, non mi ricordo se era 1,8 milioni o 2,2 milioni di euro, sono là. Cioè, quindi anche una risposta non definitiva, ma una risposta al bisogno di sanità di Lago Negro e della Conegrese, che poteva essere quel 1,8 milioni per recuperare il locale cucina, il vecchio locale cucina, oggi non c'è più. Perché quando è stato il momento non se ne è potuto discutere. E perché non se ne poteva discutere? Perché probabilmente l'interesse non era
quello, ma era quello che ci stanno raccontando i giornali che leggono gli atti della magistratura. Ecco, su questo davvero uno dovrebbe pensare che ne so, un commissario a questo punto potrebbe, no, in qualche misura provare a risolvere il problema dell'ospedale, ma c'è una questione a monte, mi chiedo, ma il presidente Bardi ha chiarezza su tutto quanto e farebbe... Sull'ospedale di Agone, dubbi su questo. Io penso che, e l'ho detto e lo ripeto, la soluzione per l'ospedale di Lago Negro è la gestione commissariale straordinaria. Tipo Ponte Morandi. Io faccio sempre l'esempio del Ponte Morandi. A Genova c'era una soluzione emergenziale che doveva essere risolta in 2 anni. Nominato il sindaco di Genova, si fece carico di questa cosa, fu nominato commissario, il ponte è stato eretto. Al secondo anniversario del crollo le macchine ci transitavano già sopra. Io penso che l'ospedale unico vive la stessa identica condizione, col paradosso che non ha più un sindaco, ad oggi non ha più, il sindaco eletto dai cittadini è oggetto di una misura cautelare. Però il tema, direttore, è sempre lo stesso, cioè è così vecchia, è così complessa, ha così tante risvolti la problematica dell'ospedale di Lago Negro, che la può risolvere solo chi è del territorio e chi ha un potere straordinario, perché il potere ordinario non, con i tempi dell'ordinarietà non risolve più questa cosa, e lo dico per evitare fraintendimenti. E il tema è l'edificazione di una struttura nuova, perché la demolizione e la ricostruzione non risponde ai bisogni di sanità che abbiamo noi. Giovanni, sarà contento di questa tua dichiarazione l'ingegnere Mango, presidente del comitato, che lui ha questa idea, diciamo, ha questa convinzione. Giovanni, fatti fare una domanda forse scomoda, ma insomma certamente saprai rispondere, e manterremo questo livello, diciamo, ecco, di qualità di discussione. Maria, ti lascio. Tu siete stati collaboratori entrambi, avete condiviso, 2011, avete condiviso anche un pezzo di opposizione, opposizione, diciamo, io la ricordo molto bene. Io, ecco, posso svelare a chi sta ascoltando in questo momento questa intervista, io tornavo a casa teso, anzi, pieno d'ansia, perché davvero vi erano degli scontri tutti verbali, nient'altro di verbale, però erano scontri epici, insomma, ricordo te, ricordo Maria, ricordo il già sindaco Mitidieri. Poi avete collaborato anche in amministrazione, e poi la rottura, è evidente, dove però si notava sempre che tu rintuzzavi lei rintuzzava te. Io intravedevo anche una lieve differenza tra, insomma, il suo atteggiamento verso di te rispetto all'atteggiamento verso Briganti. Io vedevo, proprio lo dico simpaticamente, probabilmente anche se... era una percezione corretta la vostra. È anche vero che con un pizzico di superbia, che comunque, insomma, anche il modo di pormi che avevo io non era quello che aveva Tonio, insomma, sì, sì. No, c'era una, come dire, che era tipo specchio riflesso, cioè lei poi sì. Ma quasi vedeva il rosso, ecco, il caso di dire il rosso, diciamo, era, e sì, c'era un impazzimento, insomma, del confronto. Però, per dire, e salutiamo anche il consigliere Brigante, però tornando un po' al nocciolo della domanda, ecco, questa vicenda non può, no, la vicenda di questi ultimi giorni, io credo ti stia segnando, voglio dire, al di là della tua direttore. Allora, Maria Di Lascio del 2013-2014 era quella che faceva la lotta per il referendum per l'acqua pubblica. L'acqua pubblica è gratuita, l'acqua bene primario, l'acqua vita,
non ve la devo ricordare io. Sul fiume Noce. Maria di Lascio del 2022, di 3 settimane fa. È quella che pensa di chiudere un acquedotto rurale perché nel rettore vota Gianni Rosa e non Francesco Pirro. Tra l'altro all'interno della stessa compagine politica. Allora io non lo so che cosa sia accaduto e non lo so quale delle... Oggi vi direi che probabilmente quella del 2011 era un'ottima rappresentazione teatrale e quella di oggi era quella veritiera. Ma stiamo discutendo di due cose che sono non solo diverse, sono proprio antitetiche. Perché non può la stessa persona che fa una lotta autonoma e indipendente, perché non era una lotta, il referendum per l'acqua pubblica non fu una lotta di partito o un risultato politico da cogliere, fu una lotta di civiltà, io dai, figuratevi a favore, dove si faceva un ragionamento sull'acqua che doveva essere vita. E può lo stesso attore politico, nel momento in cui raggiunge il vertice delle istituzioni cittadine, quindi fa il sindaco, porsi il tema di chiudere un acquedotto rurale perché l'elettore vota un suo compagno di coalizione, non la persona che indica lei, un compagno di coalizione. Allora il tema di fondo di Maria, anche se queste dichiarazioni pure le dovremmo, diciamo, ci sarà un momento in cui noi le abbiamo lette, chiare, e non abbiamo perdonatemi però anche in questo io garantista sempre, con la convinzione che solo il passato giudicato, certo, come dire, certifica il un fatto grado, diciamo, certifica un fatto penale. Però ho detto, ciò che ci racconta la stampa fa riferimento ad amministratori che non sono anche ad amministratori che non sono oggetti di misure cautelari, ma io le smentite non ne ho lette. Allora devo pensare che può esserci un po' di romanzatura da parte del giornalista, e ne dubito pure, ma il fatto è vero. Cioè in questo, allora, bisogna sgombrare pure il campo da questa cosa. Cioè io, che Maria abbia pensato di chiudere l'acquedotto e che abbia contattato un tecnico per far chiudere una cella telefonica, ci credo perché è esattamente la Maria che vedevo negli ultimi tempi in Consiglio Comunale, ci credo perché è esattamente la cosa che nessuno ha smentito, ci credo perché alla fine è il principio di fondo per cui certi appalti sono stati rescissi e certi altri sono stati prorogati, ci credo perché è esattamente quello che avviene con certi dipendenti comunali all'interno del comune, c'è chi sale all'apice della fiducia e c'è chi viene invece mortificato, perché detto, quando noi all'indomani delle elezioni feci la battaglia perché non era politicamente corretto che Pino Sabella fosse avvocato dell'ente su alcune questioni. Ma oggi che Pino Sabella è destinatario di decine di migliaia di euro di incarichi da parte del comune e fa l'avvocato, guarda caso, di Maria e di Francesco Pirro, ma è corretto? È una cosa che politicamente hanno rilievo o non ce l'hanno rilievo? Allora io dico che il rilievo politicamente c'è, e io non devo essere garantista dicendo che me lo deve certificare la magistratura inquirente e il processo penale, questa cosa. A me non interessa, cioè ci sono altre articolazioni dello Stato che stabiliranno se quella cosa è rilievo penale. Ma politicamente non temo, cioè se l'elenco degli avvocati a Lago Negro è composto di 109 e l'amministrazione di Lascio in 24 mesi ne utilizza solo 3, è un tema politico o non è un tema politico? Certo che è un tema politico. E il problema di fondo è che oggi in questa nebbia di silenzio in cui si è trigerata tutta la maggioranza, ma io a chi, cioè, che dobbiamo aspettare? Cioè, il tema di fondo è, anticipo anche la questione del commissario, stamattina alle 8:30 secondo me
la maggioranza si doveva dimettere, doveva restituire la Conegra alla gestione commissariale. Perché? Non perché il commissario sia la panacea di tutti i mali, ma il commissario non si pone il problema di chiudere l'acquedotto rurale perché non lo voti. Perché ci sono tante di quelle cose opache, ci sono tante di quelle cose. Perché se questa amministrazione, smentendo le previsioni, continuasse, che cosa dovrebbe portare a casa? Dove porterebbe il livello dello scontro all'interno del Consiglio Comunale? Cioè, dove arriveremmo poi alla gestione degli appalti? La questione è questa, direttore. Io stamattina mi aspettavo, con ogni probabilità, anche per una giusta coerenza politica, che si dimettessero, come è successo a Francesco, come si è determinato Francesco Pirro, si determinasse nella stessa maniera Maria Di Lascio, Katia Vaiano, Gianni Mastroianni, Biase Picardi, Federica Manno, Francesco Fucci, Angela Mastroianni e Benedetto Livo. Sembra che l'unico che si sia dimesso è Benedetto Livo. Stando là, aperta e chiusa parentesi populista, anche percependo l'indennità nella giornata di oggi, per quale motivo? Qual è il compito e l'obiettivo che questa maggioranza deve portare a termine? Cioè, a che livello di scontro dobbiamo anche arrivare sulle case? Cioè, il tema... Vabbè, è chiaro Giovanni che, insomma, voglio dire, pur riconoscendo la complessità della situazione, diciamo che da qui a 10 giorni un consiglio comunale ci dovrà essere, perché... Voi pensate? Ma se non ci fosse, sarebbe... E chi lo gestisce il consiglio comunale? Il sindaco facendo le funzioni, di cui ricordiamo i lunghi e appassionati interventi in questi 2 anni. Direttore, non me ne vogliate, ma se abbiamo dovuto lottare... Se io ho dovuto dormire in sala consiliare per poter discutere dell'incompatibilità di Maria, io ho dormito, ho occupato la sala consiliare, sono stato una notte ad occupare un ambiente del comune per costringerli a fare consiglio comunale per l'incompatibilità del sindaco. Oggi che il sindaco è agli arresti, che cosa dovrei io fare? Mi devo incatenare al cancello? Non si può. Quindi Giovanni, tu prevedi che da qui a 10 giorni non ci sarà nessun momento ufficiale, nessuna... Facciamo questa scommessa. Anche... Io spero di sì, sinceramente. No, ma per il bene del paese, invece... tu dici che continuerà il silenzio, dici tu. Ad oggi c'è silenzio. Cioè. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda la consigliera Bulldo, quindi per quanto riguarda il nostro gruppo consiliare, se le nostre dimissioni sono utili allo scioglimento del Consiglio Comunale, traduco, se la maggioranza non è in grado neanche di auto risolvere le proprie questioni sciogliendo il Consiglio Comunale e ha bisogno di un intervento dalla minoranza, di un aiuto esterno. Siccome io sono convinto che oggi la priorità è interrompere l'amministrazione di Lascio. Perché tu, scusami se ti interrompo, quindi tu non saresti a favore di una sorta, lasciami passare il termine, di governissimo, che no. Perché vi sono appunto l'ospedale, il palazzetto, chiarezza... Finisco il discorso di prima, quindi se... che sia domani, che sia giovedì, che sia domenica mattina, che sia sabato a mezzanotte, se loro si determinano in questa situazione, non possono risolvere perché non hanno un numero sufficiente di sottoscrizioni al documento delle dimissioni, la Conegro Bene Comune partecipa. Se la Conegro Bene Comune lo deve costruire questa volontà, non lo fa. Cioè loro sono maggioranza, dovrebbero aver già autodeterminato una propria volontà e l'avrebbero anche dovuto affidare ai Lagonegres, perché non vi è dubbio che i titolari di questa responsabilità sono loro e non siamo noi.
Il governissimo ha detto no, per un senso uno di giustizia nei confronti degli elettori. Le elezioni del 2020 sono state truccate e ce lo dobbiamo dire per come l'abbiamo letto. Due, no, perché le cose che sono avvenute in questi anni hanno bisogno di essere valutate da un'autorità terza. Cioè le scelte politiche e amministrative, dagli incarichi ai legali, alla rescissione del contratto del palazzetto, alle affidamenti diretti, perché affidamenti diretti l'amministrazione di Lasci ne ha fatte una quantità esorbitante, e vi prego di controllare, chi è interessato controlli la sezione amministrazione trasparente dell'albo, hanno bisogno di essere valutati non da Giovanni Santarsini ma da un'autorità. Però Giovanni, permettimi, un commissario farebbe solo la normale amministrazione, porterebbe il comune da qui a aprile-maggio 2023, punto e basta. Il problema però qual è? È che Lago Negro proprio in questo momento storico si trova dentro situazioni troppo importanti, l'ospedale, il palazzetto. Vi faccio due riflessioni. La prima, con un pezzo di sana malizia politica, non è se con questa maggioranza non è che abbiamo tutte queste grandi capacità e quindi non lo so, cioè è vero che 0,1 è sempre più di 0, ma è sempre 0,1. Se la scala è a 10 tu dovresti cercare sempre di mirare alla sufficienza, almeno alla sufficienza, e quindi c'è un tema che è in dubbio. E l'altro è che e se questa accanimento nella gestione, perché io lo riuscirei a definire solo in, cioè se la maggioranza prova a traghettare in attesa che si determini di esame piuttosto che il Tribunale della Libertà, piuttosto che la Corte di Giustizia Europea, io lo definirei solo accanimento terapeutico da un lato e al potere dall'altro, o addirittura all'indennità da un altro. Cioè non, quanti comuni della Calabria o della Sicilia hanno visto arrestato il sindaco, sebbene i domiciliari, per un'indagine della DDA? Lago Negro non è una situazione idilliaca, cioè non stiamo, con buona pace di tutti, non stiamo discutendo di una, anche rispetto all'attività, alle vicende giudiziarie, di qualcosa di comune. Cioè non stiamo discutendo ecco, della veranda che è diventata, o della baracca che è diventata un grattacielo, o della veranda che è diventata un monolocale, per cui c'è un fatto che è penalmente rilevante, che coinvolge il sindaco e si fa una valutazione. Cioè il Lago Negro è a un livello di allarme, è a un livello di problema che non è comune. Cioè noi per chiederci quante volte questa cosa sia capitata dobbiamo per forza rivolgerci a territori che, dove la criminalità è particolarmente attiva, come la Calabria e la Sicilia, perché se probabilmente prendiamo già l'Umbria e il Molise, che sono regioni che forse ci assomigliano di più, l'Umbria e l'Abruzzo, e non ce n'è stato nessuno sindaco ai domiciliari per decisione della DDA. Allora questo è che la maggioranza non comprenda la straordinarietà anche della vicenda giuridica e giudiziaria che l'ha travolta, è una di quelle cose che fa tremare le mani a me. Giovanni, chi regge la maggioranza in questa fase? Nel senso che abbiamo visto anche plasticamente, spessissimo, che Maria dava le carte, no? All'interno della sua lista, poi diventata maggioranza consigliare. Tolta lei, tolta momentaneamente lei, chi è la persona secondo te in grado e capace, insomma, ecco, di far sedere tutti intorno a un tavolo, fare un ragionamento, prendere una decisione? Detto, non vi so rispondere. Gianni Mastroianni, la risposta che mi viene, e lo dico perché insomma per rispetto dell'interlocutore e per rispetto degli ascoltatori, l'unica risposta che vi potrei dare è Vito Di Lasci.
Vito De Rasci. L'unica risposta, cioè se con so bene che ho risposto. È quasi un colpo di scena so bene che ho risposto a una domanda, ho dato una risposta che non era nella rosa dei nomi che avete fatto, però l'Eco e il direttore Ramboglia meritano la verità. L'unico che è probabilmente, non lo so, alla domanda la risposta è solo quella. Poi non mi avventuro nelle cose, anche perché insomma ci sono sono dinamiche che naturalmente e fisiologicamente non appartengono a me. Tra l'altro noi abbiamo notato alle elezioni politiche che qualche fibrillazione all'interno della maggioranza, no? Se non vado errato, Fratelli d'Italia, Forza Italia, c'era qualcosa che non andava? C'è stato, e anche qui, di fronte all'arresto del sindaco domiciliare, se non si manifesta là un distinguo politico, quando si manifesta? Cioè di fronte a che cosa? E questo, il grido di allarme che raccolgo da più parti, dai cittadini, da qualche operatore commerciale, anche da qualche dipendente del comune, è proprio questo, cioè che questa sorta di immobilismo glaciale che aveva permeato alcuni ambienti della politica lagonegrese non si è scomposto neanche di fronte all'arresto di Mario De Rasci. Allora se non è questo, se neanche questo determina una, ecco, determinano un distinguo all'interno della maggioranza. E torniamo al discorso di prima, cioè le parole che ti vengono in mente sono quelle che descrivono territori, per fortuna a noi lontani, che dovremmo discutere in un muro di gomma. Certo. Però Giovanni, io non voglio pensare nella maniera più assoluta che tra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, cioè non vi sia una presa di posizione, un percorso che viene presentato. Ma i cittadini della Lagonegro da 20 giorni che fa? Viene presentato ai cittadini, perché cittadini, non si può rimanere in questa vaghezza. Se, detto, con tutti gli scongiuri di diritto e senza pigliare catastrofi, come dire, complesse, raccontiamo quello che. Affidiamoci alla storia recente di Lagonegro. Pasquale Mitidieri fece l'impedimento, io ho fatto in maniera più o meno, ognuno decide quello che vuole. Hai sentito Pasquale Mitidieri in queste ore, in questi giorni? No, vi confesso che no. Però insomma è una cosa che anche perché insomma quelle poi sono le discussioni del fine settimana, perché sono anche abbastanza lunghe. Pasquale Mitidieri, l'impedimento, io sindaco facendo funzioni, una mattina in maniera inaspettata si verifica la questione della casa di riposo. C'è stato tutto quello che ricordiamo, ma dalla mattina che arrivarono i NAS, alla sera alle 10 che sull'incipit della procura ho adottato l'ordinanza di chiusura, là c'è stato comunque Giovanni Sant'Arsenio, c'era comunque la maggioranza, nella mia stanza c'era Antonio Fiori, c'era Rosanna Colombo, c'era Lucia Amato, c'era una serie di persone, c'era lo stesso Biagio Brigante, c'era Maria Angela Gioia, c'era una maggioranza che sebbene avesse perso il suo sindaco, conscia della responsabilità di amministrare il paese, c'era. E tenete presente che noi lo dicemmo, nel senso che ci fu anche il passaggio consigliare in cui la maggioranza votò riconoscendo l'impedimento del sindaco. Era una questione diversa, però c'è stato. Ma oggi mi chiedo, se si verificasse una situazione simile, perché giammai augurarsi di ripetimento di quello, ma in cui c'è bisogno, cioè la comunità di Lagonegro ha bisogno dell'istituzione. E io dico da me il commissario, perché quando c'è stata l'emergenza, la pandemia, il commissario non è che i cittadini di Lagonegro hanno pagato scotto o hanno avuto il problema di non sentirsi amministrati al commissario. Oggi questa cosa che non ci sentiamo amministrati a nessuno si sente. E rispetto alle assenze, detto, è un cioè il fatto che nessuno di loro dica come la pensa è un tema. Cioè il comune, le vicende penali sono le vicende penali.
ma che noi abbiamo avuto un revisore dei conti che si è dimesso e che ne siamo accorti che si era dimesso solo quando abbiamo nominato il nuovo. È avvenuto 40 giorni fa, ma ne possiamo parlare o non ne potremmo parlare? Ma c'è qualcuno che oggi forse si pone il tema che quelle dimissioni, se quelle dimissioni sono state più o meno spontanee e se la maggioranza era stata, proprio la maggioranza, più o meno informata della spontaneità delle dimissioni del revisore? E chi oggi si fa carico del comune si pone il problema che tiene un revisore dei conti, del perché il vecchio se n'è andato, del perché il nuovo. A fine mese vanno fatti gli equilibri di bilancio, rifacciamo gli equilibri di bilancio. Ma questo è il problema, è chiaro, è chiaro. Giovanni, ci avviamo alla conclusione di questa intervista, tra l'altro ci dicono sempre che bisogna essere brevi, ma io sfido ad essere brevi rispetto a una situazione insomma così davvero, ma non ingarbugliata, di più, cioè perché qui è non lo so, insomma dovremmo ancora appunto continuare molto, però brevemente. Tra le tante cose interessanti che hai detto mi ha molto colpito e insomma ti prendi anche una responsabilità su questo, perché probabilmente poi ce lo dirai, perché l'ultima domanda che ti vorrò fare sarà quella legata a cosa succede ora, nel senso che no, tu ipotizzi, insomma pensi che magari potrebbe esserci una nuova elezione comunale nella primavera del 2023, che sembra fra 100 anni, ma invece è dopo domani. E quindi appunto voglio chiederti se anche la classe politica diciamo locale è pronta, diciamo, ad una sfida così impegnativa. Però voglio tornare su uno degli spunti, e cioè sulla macchina comunale, perché mi ha colpito quello che tu hai detto, cioè che insomma, cioè, quindi oltre insomma alla parte politica, mi pare di capire che anche, e ho avuto modo di assistere a qualche discussione anche in Consiglio Comunale su questo argomento, su questi argomenti, ma forse anche la macchina comunale ha qualche difficoltà, qualche problema, insomma al suo interno. Ma non si tratta di avere, allora, i problemi purtroppo non mancano in nessun contesto, e non è che il Comune era senza problemi prima, e facilmente non lo sarà domani. Il tema di fondo è che in questa amministrazione, che si pone il problema di un acquedotto rurale, è quella che ha fatto un unico concorso per una fascia C all'ufficio finanziario. La signora è stata spostata dall'anagrafe recentemente. La responsabile dell'area amministrativa riveste anche il ruolo di responsabile dell'area finanziaria, sommando addirittura una parte dei relativi vantaggi economici. E il tema di fondo è che ogni volta che si parla di bilancio in consiglio comunale, la responsabile dell'area finanziaria non c'è. Abbiamo una serie di supporti esterni che non finisce mai. Supporto esterno per la spedizione dei verbali, supporto esterno per la TARI, supporto esterno per la TOSAP, chiedo scusa, per l'occupazione di canone pubblico, per la contabilità in genere. E allora, il tema di fondo è che ci sono delle figure dove si è veramente accentrato tanto, e l'ha scelto la politica di accentrare. Cioè, quando tu scegli di fare il concorso per la C e non per la D, scegli di non avere un responsabile diverso da quello che c'è. E a questo poi io profanamente aggiungo che c'è un altro tema, cioè c'è un tema che vede alcuni servizi essere stati inseguiti rapidamente, in maniera veramente rapida ed efficace dall'amministrazione, come quello dell'autovelox. Ci sono degli servizi che vengono tralasciati. C'è successo il venerdì, non ci siamo riusciti, perché poi alla fine un po' la campagna elettorale, un po' di altre cose, ma ci siamo persi. Ma il venerdì prima che si aprissero le scuole, quindi l'8 e il 9 settembre, il Comune di Ravonera ha ritirato in autotutela una gara, scrivendo sull'atto in cui viene revocata quella gara, che siccome l'offerta di chi è arrivato secondo era migliore di chi è arrivato primo, si revoca.
E mi chiedo allora la gara chi la fa? Cioè, in questo clima doveva vincere chi era secondo? Allora non si può, cioè, non c'è altra soluzione se non ridare il voto agli elettori. Ma perché, vi ripeto, per coerenza, per rispetto agli elettori e per un senso di giustizia che poi è anche soggettivo, tutte queste vicende, allora o se le carica un'autorità terza, o se no ognuno nel rispetto del proprio mandato elettorale le affronta con un piglio diverso, con il piglio di chi ha letto sulla stampa e non ha detto la smentita, che a Lagonegro le liste si sono formate su interessi soggettivi e non della comunità, perché il segreto di Pulcinella che svela la stampa in questi giorni è che la lista insieme per Maria di Nasce era esattamente quella, cioè insieme per Maria di Nasce, cioè di Lago Negro e della comunità di Lago Negro non c'era niente. Cioè anche oggi leggere Lago Negro bene comune e leggere insieme per Maria di Nasce alla luce di questo hanno senso che mi riempie anche di orgoglio, perché là fin dalle candidature si è pensato all'insieme noi, cioè quelle 12 persone che chi pensava di come dire effettuare una progressione verticale nell'ambiente dove lavorava, chi pensava di risolvere un problema con sanguigno, eccetera 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 eccetera. Allora il tema di fondo è che non è così. Torno all'inizio, io ringrazio i 12 che si sono candidati con me, perché ma non ho dubbi a pensare che certe cose non ci sarebbero appartenute. Anticipo pure la risposta alla vostra domanda. Torniamo alle elezioni, purtroppo sì, però sono le regole, cioè non c'è modo di non restituire la parola ai cittadini. Che fa Giovanni Sant'Arsenio? Non lo so. Non lo so perché non è attuale, perché io ho determinato me stesso e le mie cose sulla base di tutto tranne che di una possibile nuova campagna elettorale per il comune in primavera, e anche perché, lo ripeto, la comunità di Lago Negro ha una, direi, sfortuna nel dover essere chiamata nuovamente a scegliere un sindaco nel giro di una manciata d'anni. Io una cosa metterò sul tavolo a tutti, che sia io stesso o che sia una terza persona: legalità, trasparenza e questa volta, direttore, solidità. Cioè questa volta ai lavoratori va sottoposto un problema che sia solido fin dal primo attimo, fin dal concepimento, perché non possiamo per nessuna ipotesi immaginare un progetto politico che non abbia la capacità di completare il quinquennio, perché anche questa volta noi stiamo facendo, come dire, stiamo anticipando le tappe e i discorsi, e forse non è neanche giusto ed è bello, però è un tema, è indubbiamente un tema. Però la prima cosa è quella, cioè la solidità del progetto. Qualunque, come dire, chiunque siano gli attori che lo interpreteranno, se io devo portare un contributo, che ci sia io stesso o meno, la solidità, perché questo paese ha bisogno di riprendersi lo spirito di comunità che ha perso. Perché se facciamo l'analisi anche sociale dell'amministrazione di Lascia, purtroppo tutto è stata, tranne l'amministrazione che ha ricucito quello spirito di comunità che forse un po' si era dilaniato negli anni precedenti e che sicuramente la campagna elettorale aveva logorato, anzi utilizzato
quei meccanismi, quelle divisioni, forse per trarre l'inva vitale per se stessi. Allora, la prima cosa, la solidità del progetto, perché c'è tanto da fare e soprattutto c'è tanto da... va abbassata la bolletta della tariffa, sicuramente, direttore della Boeing, ma prima è abbassata la bolletta della tariffa, che è prioritaria. Dobbiamo riannodare veramente tutti i capi della società di Lago Negro, del tessuto sociale di Lago Negro, perché chi poi vive Lago Negro si rende conto che in questa folle gestione della casa comunale se si è dilaniato quel tessuto sociale, si è reciso in una maniera che è preoccupante. Cioè, noi ci siamo riusciti a dividere sulla messa di settembre in cui arrivava la Madonna di Sirin. C'è gente che non entra in quell'attività commerciale per motivi politici, c'è quel fornitore di carburante che non può fare rifornimento ai mezzi del comune per motivi politici. Di che stiamo discutendo? Cioè, chi oggi, per questo dico il commissariamento, ma queste che sono cose oggettive e vere, ma possono sfuggire a chi oggi è ancora assessore del comune di Lago Negro? Giovanni, noi ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai mostrato. Tra l'altro, correggimi, ma credo sia la prima intervista di un rappresentante istituzionale quale tu sei su questa vicenda, perché non ho letto... Che io ne abbia lette, esatto, viste ancora, e quindi questo solo se ci dici uno dei della pubblicazione. Questo ti fa onore, perché chiaramente abbiamo parlato di temi molto delicati, anche umanamente, insomma, che generano sicuramente, insomma, una difficoltà di fondo, perché io credo che nessuno vorrebbe parlare, no, diciamo, di certe cose. Nessuno vorrebbe, allora, in questo sono anche molto, come dire, mi ha colpito un post su un social, diceva questa persona, ma io queste persone che stanno avendo queste difficoltà, diciamo, le due persone in particolare, no, sono stato bambina, mi pare una donna, bambina con loro, ho giocato con loro, e quindi mi dispiace. Quindi chiaramente è evidente che c'è questo aspetto umano. Tutto mi si accappona la pelle a pensare che succede alle famiglie, certo. Perché poi, insomma, pensare che avviene nelle famiglie dove ci si... le responsabilità dei padri non dovrebbero mai ricadere sui figli, insomma, certo. Le mogli, ma anche, insomma, siamo una comunità che ci conosciamo tutti, quindi fratelli, cognati, insomma, è un sentimento di sincero dispiacere, perché al netto poi delle vicende giudiziarie e politiche ci sono degli strascichi nella vita quotidiana, certo, di persone, che, delle ferite, non solo degli strascichi, che cioè, tutta la vita, io mi rendo conto che sono, cioè, c'è bisogno di tanto rispetto, sono questo, tutt'altro che da minimizzare o da sottovalutare. Mi dico che la ferita più grande questa comunità ha avuto è il titolo del TG1, cioè vedere fra il sommario del TG1 l'arresto del sindaco di Lago Negro, insomma, è una di quelle cose che almeno a me penso che ha cambiato, lascia un segno che è indelebile, perché mai, allora, questo sì, allora, con il rischio di una cosa, come dire, che qualcuno mi rinfaccerà politicamente, lo dico, che Maria fosse una pessima sindaca lo sottoscriverei, che Maria fosse folle nelle sue gestioni amministrative lo sottoscrivo, che Maria avesse esagerato nella gestione quotidiana dell'ente lo percepivo, che tutto questo ne potesse determinare l'arresto no, perché non lo so,
non per lei, per Lago Negro. Cioè il pensiero che il sindaco di Lago Negro sia gli arresti domiciliari è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca, ma me la fa venire dal Lago Negrese, me la fa venire che determina in me, scatena pure una reazione quasi di rabbia nei suoi confronti. Cioè se io probabilmente la potessi incontrare oggi, io ci ritirerei a morte, ma non sui fatti oggetto degli articoli, sul fatto che non può che il sindaco di Lago Negro compiere atti che la portano a essere arrestata, ma perché non lo merita Lago Negro. Con tanto rispetto di tutte le comunità del mondo, ma Lago Negro non merita di vedere il suo sindaco di arresti domiciliari, è Lago Negro che non lo merita. Cioè se lei percepiva che aveva esagerato, doveva avere almeno la dignità e l'autonomia e lo spirito di Lago Negrosità di dire che si doveva dimettere prima. Io penso che loro, per loro non può essere stata una fulmine a ciel sereno, e loro per l'amore di Lago Negro non dovevano mettere in condizione questa comunità di ritrovarsi nel sommario del TG1 che il sindaco veniva arrestato, tra l'altro alla direzione investigativa antimafia, con uno spettro e un rispetto a cioè se pensiamo che la DDA sul sindaco di Lago Negro indaga un'autorità pensata per le stragi di mafia, cioè la reazione dello Stato alle stragi di mafia è stata la direzione investigativa di mafia e indaga sul sindaco di Lago Negro. Poi al netto del garantismo, al netto di come finirà la vicenda giudiziaria, ma è una cosa che a me straccia il cuore, ma veramente non me ne riesco a far capace. Giovanni, ci fermiamo qui, potremmo continuare come abbiamo detto all'infinito e cosa dire, insomma, ecco, noi ci auguriamo che sia salvo almeno l'aspetto umano, poi chiaramente le cose politiche, non vi è dubbio. Esatto, l'aspetto politico lo hai ampiamente evidenziato, così come anche le prospettive che non saranno tanto buone per Lago Negro, perché qui dovremmo aggiungere un altro capitolo all'intervista, perché da osservatore in questi anni non ho notato, Giovanni, un bel movimento di classe politica, di partiti, di iniziative, insomma. Però ho visto una questa cosa che ha risposto lo Stato per questo investigare. Cioè vi dovrei rispondere ricordandovi che non è un caso che l'autorità inquirente è quella pensata per le ipotesi mafiose, perché poi questa cosa non ce la possiamo negare. Anche questa mancanza di effervescenza, usiamo questo termine, anche nei giovani, sono rimasti, uso un termine forse sbagliato, ma sono rimasti a interessarsi di politica, 3 o 4 volpone vecchie e 2 o 3, come dire, ultimi legionari e qualche, io mi metto insomma io mi metto fra i pazzi con quelli che andavano alla guerra santa con 3 o 4 crociati. Manca un pezzo di Lago Negro e oggi la risposta veritiera è che non è un caso che insomma ci troviamo sul Lago Negro e attenzionati da un'autorità che è pensata per lottare determinati tipi di situazioni. Giovanni, fermiamoci qua, grazie, e chiaramente seguiremo tutte le vicende, come potremmo non seguirle. Abbiamo fatto una scommessa, io sono convinto che da qui a 10-15 giorni la maggioranza proporrà un consiglio comunale o comunque farà un qualcosa, darà un colpo, insomma, ecco, dirà ci sono anch'io. Se invece, come tu dici, insomma, sì, probabilmente questo colpo non arriverà, e sarà davvero, insomma, incredibile. Ma io personalmente, insomma, da osservatore, no, non voglio assolutamente credere ad una situazione di questo tipo. Tra l'altro tu hai lanciato pure un'idea, Vito Di Lascio, che potrebbe essere non solo... Non me ne vogliate, ma non travisate. Voi mi avete chiesto chi può mettere la maggioranza intorno al tavolo e fare... vi ho dato quella risposta. Sì. Non, null'altro se non una risposta alla vostra domanda, okay. Assolutamente.
Ma quindi fa, telefonista, dice, fa un giro di telefonate. No, per ciò che fa, insomma, vabbè, lo faccia, non, innanzitutto non danno da me. Po'. Qui siamo sibillini, ma è giusto che diciamo, diciamo anche questo. Bene, grazie Giovanni Sant'Arsenio e a presto e grazie per questa disponibilità. Grazie ancora. Buona serata, grazie. Arrivederci.